Buongiorno a tutti, grazie a tutti per la partecipazione, grazie al dottor Ronchi di questa presentazione molto ampia e che ha già anticipato tanti argomenti e tante chiusure, anche tipo l'infiammazione, il cancro, eccetera. Personalmente sono un clinico. E come clinico mi occupo di danni da fumo, clinico pneumologo, nel senso che da sempre io mi sono reso conto che i pazienti che fanno attività sportiva hanno più capacità di tenuta nel tempo pur fumando rispetto a quelli che non ne fanno. E questo è un esempio molto basale, cioè l'escursione diaframmatica di un'enfisema polmonare che vedete a sinistra è di 1 cm, mentre un'escursione diaframmatica normale dovrebbe essere di 4 cm. Il diaframma è il muscolo respiratorio fondamentale che attiva tutto un percorso di recupero. E quindi, che cosa ho fatto? 12 anni fa, per caso, c'era Emanuele Dicenta, che è un fondista, che fece un placement dicendo con gli sci in spalla: sì, io prima di fare la gara faccio lo Spiro Tiger. E lo Spiro Tiger mima in pieno l'attività tennistica. Questo tennista che vedete è un vecchio signore che da 70 anni fuma 20 sigarette al giorno e da 70 anni gioca a tennis 2 volte alla settimana. Quindi lui si è difeso da una BPCO, che non è una malattia solo dei muscoli respiratori, ma proprio per la ipossia mitocondriale, la sofferenza mitocondriale è una malattia sistemica, per cui il recupero riabilitativo della BPCO è sistemico e quindi il tennis è l'attività aerobica più perfetta per un recupero sistemico. Lo Spiro Tiger, che adesso la mia collaboratrice Silvia Cavallini mi farà vedere, mima in pieno un'attività tennistica più completa perché lavora meglio sulla postura della colonna. Prego Silvia. Questa è la professoressa Cavallini, laureata all'ISEF, riabilitatrice da me, con cui trattiamo BPCO, ASME, cioè facciamo un percorso riabilitativo molto, molto atletico con un sedute di circa 40 minuti di questo strumento. È un brevetto di un medico di Zurigo, il trucco è una valvola bidirezionale, per cui quando io respiro, inspiro, il 50% dell'aria va nell'ambiente, io ottengo sempre i gas costanti, se no dopo pochi secondi sarei con i giramenti di testa. Prego. Appoggiarlo qua un attimo. Se me lo tieni tu, se no, sì, grazie. Allora, qual è l'altra proiezione? Che questa sacca noi la possiamo modulare, per cui se io parto da un paziente che ha un danno da BPCO e ha un flusso volume di 1,5 litri, 2 litri, io parto con una sacca bassa di 500-600 cc, poi progressivamente aumento la sacca fino a recuperargli il 100% della sua capacità respiratoria. Quindi anche un polmone infisematoso, se ben lavorato, può trasmettere ossigeno, e questo è l'obiettivo di questa longevità. Quindi è chiaro che va abbandonato il fumo. Purtroppo il fumo è una dipendenza maggiore della cocaina, quindi il fumatore è un dipendente. Lo Stato vende sigarette, quindi è una dipendenza indotta dallo Stato che incassa 11 miliardi su questa linea, quindi non è semplice cambiare strategie. E questo vi faccio vedere l'esempio di una signora di 50 anni che avevo conosciuto, l'avevo invitata a fare lo Spiro Tiger, enfisema polmonare, forte fumatrice, qui aveva a sinistra sui 56 anni, un anno di lavoro con Spiro Tiger, Power Breath, che è un altro strumento interessante, guardate il diaframma dove è arrivato, a 6 cm di escursione, quindi la sto rendendo un atleta, atleta fumante, adesso è passata le IQOS che creano meno danno sulla BPCO, in oncologia non si sa nulla. E questo che vedete, perché ho scritto questo libro? Non è che mi sono diventato pazzo improvvisamente, perché non mi ero mai preoccupato del mitocondrio, preoccupavo dei muscoli respiratori. A un certo punto esce questo lavoro su Experimental Gerontology 2012, in cui pigliano 20 sessantenni, gli fanno la biopsia del muscolo quadricipite e la comparano alla biopsia di 20 diciottenni. Che cosa emerge? Che la cellula è vecchia e il mitocondrio è vecchio. Quindi sarcopenia, che inizia a 40 anni, una cellula muscolare che perdiamo, DNA mitocondriale, come ha detto dottor Ronchi, cosa succede? È estraneo e quindi citochine del macrofago e quindi infiammazioni. Quindi la vecchiaia è perdita di muscoli e infiammazione. Li hanno allenati 40 minuti in pedana, 3 volte alla settimana per 6 mesi. Dopo 6 mesi hanno fatto la biopsia, cellula vecchia, mitocondrio uguale ai diciottenni, ecco mitocondrio Bonamour.
è la chiave di tutto. Se voi vogliamo star bene, dobbiamo far star bene lui. Da allora mi sono appassionato, mi sono arrivati molti lavori scientifici, vedete a sinistra dove ci sono i mitocondri, ce l'ha già detto il dottor Ronchi, vedete tutte le funzioni, produzione di ATP, produzione di ROS, i ROS come diceva non sono solo negativi, devono avere un loro range, che con gli attuali esami non è così chiaro, ma c'è già a riguardo un centro di ricerca che legge perfettamente solo gli elettroni liberi ed è una grande novità su cui speriamo poi si possa tradurre in clinica. Quindi lo stress, perché lo stress? Lo stress è un po' la base della nostra vita occidentale, quindi lo stress è sia lo stress ossidativo biologico che sia lo stesso emotivo, non è che lo stesso emotivo non si traduce in un danno metabolico, è esattamente uguale, io induco con lo stesso emotivo infiammazioni, come producendo citochine ferrogene. Il dosaggio del cortisolo, un esame che io chiedo in clinica quando mi rendo conto di un eccesso di stress, caso più banale, fu un maestro di golf giovane che ho conosciuto 2 anni fa, che aveva proprio gli occhi spiritati. Allora gli dissi, scusa, fammi il cortisolo nelle urine 24 ore. Aveva 610 mg, cioè 3 volte il range massimo. E l'ho trattato con estratto di perico, in 2 mesi è sceso a livelli normali. L'alternativa che propongo è la mindfulness, che è interessante, è una tecnica che nasce negli Stati Uniti, inventata da Kabat-Zinn. Qual è l'obiettivo? Cercare un rilassamento attraverso uno scanner del proprio corpo e quindi una meditazione indotta con una tecnica occidentale. Chiaro che la meditazione vera è tutto un altro mondo, però è interessante. Oppure l'autoipnosi, questo è un amico psichiatra con cui gioca a golf che ha scritto questo libro con un bel CD, ve lo mettete sulla sera e piano piano rilassate. Cioè tutte queste piccole tecniche le propongo per il controllo dello stress. Ma io come mi sono controllato lo stress? Come Fantozzi, io ho giocato sempre a tennis e mi ha salvato la vita, me ne sono reso conto poi quando ho scritto il mio ultimo libro, come mi ha salvato la vita il tennis. Io proprio ero a Fantozzi, io uscivo 2 volte a settimana con gli amici, giocavo a tennis 2 ore, poi mangiavo la pizza, carica di Ages, questo l'ho scoperto dopo, e comunque mi sono salvato. A 63 anni, onde evitavo un infarto, siccome avevo trovato un palleggiatore con cui facevo 1 ora dopo cena aerobica, ho cominciato a giocare a golf, che è molto meno aggressivo, ma altrettanto piacevole, a livello mnemonico, perché il golf non è semplice, non è mai un gesto istintuale, a differenza del tennis. Per cui ogni volta bisogna fare una procedura motoria che prove tutto un percorso cognitivo. Quindi, perché il mitocondrio è importante? Il mitocondrio riesce a stare in allostasi, quindi il MAL è il mitocondrio allostatico, quindi in uno stato di stress lui si adatta, si adegua e riesce a convivere con lo stressato entro certi limiti. Quindi l'allostasi è un momento eroico che dobbiamo tenere per un certo periodo, poi dobbiamo rientrare in un'ostasi, se no saltiamo, biologicamente paghiamo danno. E il mitocondrio è attrezzato per sostenerci in un male, in uno stato allostatico. E addirittura il mitocondrio ha la sensibilità del nostro stato psicosociale ed emozionale, produce le mitochine benevole, che sono delle citochine che ci fanno bene, antinfiammatorie. Quindi lui è addestrato, perché è qui da milioni di anni. Il mitocondrio nasce addirittura nella biomassa terrestre, andava a metano. Quando uscì nell'atmosfera e cominciava nell'atmosfera ad esserci l'ossigeno, si agganciò all'ossigeno e poi fece lo sviluppo che ci ha detto il collega. E quindi si agganciò con endosimbiosi, una cellula, lì nasce tutta l'energia. Ma lui la sa lunga, perché ha milioni di anni alle spalle, sa come si vive bene. Se la cellula è infiammata e lui ha disagio, lui cambia metabolismo e frega la cellula, perché lui non vuol morire. Vedete l'attività fisica cosa fa? Fondamentale. È perché mi sono salvato. Se voi guardate l'insulina e le azioni metaboliche dell'insulina, io l'ultimo libro nasce a 73 anni, dove feci per caso un esame che si chiama controllo degli AGES. Gli AGES sono Advancing Glycation End Products, prodotti finali della glicazione, che creano un danno alla cellula, molto legati al tipo di cottura. È una precipitazione fra proteine, zuccheri e grassi. Questi precipitati si chiamano AGES, c'è un sacco di letteratura scientifica, ma in clinica non si fa l'esame perché è molto costoso, un esame immunometrico molto complesso. Questi olandesi hanno elaborato una macchina che con una luce ultravioletta legge gli AGES. Io 7 anni fa feci questo esame ed ero a rischio metabolico, avevo una sindrome metabolica, vecchio in sovrappeso. Insulina alta, range massimi, da lì ho iniziato a assumere la metformina, siccome sono 2 studi internazionali di prevenzione alla sindrome metabolica, a ridurre i carboidrati, a fare sempre la mia attività fisica, e in 7 anni io mi sono normalizzato sul controllo degli AGES. Quindi il titolo del mio ultimo sarebbe come ringiovanire invecchiando, cioè come pulirsi biologicamente dai danni pur essendo in età avanzata. Questo è l'esempio di cosa vuol dire tenere attivo il mitocondrio, 85 anni, questo ha fatto un tempo sotto le 4 ore sulla maratona. Questo è interessantissimo, cioè quando io scrissi il mio primo libro,
si chiamava Il cervello anarchico. Perché lo scrissi? Perché sviluppavo tutto il tema della psiconeuroendocrinologia. Perché? Perché io mi ero occupato per 30 anni di un tumore polmonare microcitoma che si chiama Mosellan cancer, che è un tumore neuroendocrino. Allora, il sistema neuroendocrino non è un sistema specifico su qualche organo, è un sistema. Quindi quando voi fate attività fisica, le cellule neuroendocrine che sono all'interno delle strutture muscolari producono ormoni. E cosa producono? Nerve growth factor, la scoperta che portò il Nobel a Levi Montalcini. Questa qui è una proteina che aggancia il sistema nervoso, lo collega ai nervi simpatici, attiva la risposta sinaptica e dove l'ha scoperto lei? Nel veleno del cobra. Quando ha preso il veleno del cobra per tentare di capire quanto nerve growth factor avevano, si accorsero che aveva la stessa proteina del nerve growth factor. Quindi quando voi fate attività fisica nutrite il cervello. Ecco perché i depressi in terapia guariscono prima se camminano, perché attiva una risposta metabolica. E questo è un caso che mi è capitato un anno fa, che mi ha lasciato perplesso. Io non conoscevo i danni mitocondriali da antibiotici chinolonici. Venne questa signora di 56 anni, che 10 anni prima aveva fatto una terapia per la polmonite con levofloxacin, 500 mg al giorno per 10 giorni. Dopo 15 giorni inizia a sentirsi male, non avere più energie, quindi sostanzialmente un'invalida cronica da 10 anni. Sembrava un'ossessiva, aveva una valigia piena di letteratura sui danni mitocondriali da chinolonici, sul giornale Libero di mesi fa è uscito un articolo enorme su danni mitocondriali da antibiotici chinolonici, che sono levofloxacin, ciproxin e tavanici. Recentemente un paziente di 90 anni aveva una cistite, ciproxin due compresse al giorno, al terzo giorno rottura del tendine di Achille e confusione mentale. Perché? Perché danneggia i mitocondri. E quindi questa è venuta da me con quell'esame dei radicali liberi, vedete 568 è un valore molto elevato da stress ossidativo, da danno mitocondriale. E su quello che io l'ho mandata al professor Bresolin per cercare di approfondire il tema e poterla aiutare. In realtà è un danno mitocondriale irreversibile. Su internet c'è un gruppo di 3.000 persone che ritiene avere un danno mitocondriale da chinolonici. E i medici ancora non lo sanno. Questo è il dramma, perché io capisco la difficoltà a fare una class action, una denuncia, ma io dico che la cultura del medico deve mettere in condizioni di non dare chinolonici in determinate situazioni. Se avete un'influenza non si dà un chinolonico di copertura, chiaro, dategli un po' di eritromicino, non dategli niente. Questo è un interessante caso clinico che avevo letto questo libro bellissimo, La mente in fiamme, di questo inglese psichiatra, che sostiene come l'infiammazione possa sostenere la depressione. Cioè noi siamo un'entità olistica, quindi non possiamo pensare che le malattie psichiatriche vadano curate solo nel cervello. Dobbiamo fare un'anamnesi e arrivare da un psichiatra con un'anamnesi importante e capire che altre malattie metaboliche abbiamo. Se io ho un'immunodeficienza o una malattia autoimmune, io posso essere depresso, ma per segnali che mi vengono dal sistema immunitario. Chiaro, e allora i psichiatri si stanno un po' allargando questo nuovo tema. Avevo letto sto libro, avevo una paziente, quattro farmaci antidepressivi perché tentati suicidi, eccetera. L'interleuchina 6, il cui valore normale deve essere 50, è un marker di infiammazione, è la citochina infiammatoria più potente, raddoppiata. Proteina C reattiva, valori estremi. Di ROMS 560, quindi profondo stress ossidativo, coenzima Q10 basso, quindi non nutrizione adeguata ai mitocondri, e stato infiammatorio cronico. E su questo quattro farmaci. Quanti farmaci inducono uno stress ossidativo? Quanto le statine inducono uno stress ossidativo? Tutta letteratura da rivedere a livello medico. Quindi vedete come la prevenzione va nell'attenzione dei farmaci che assumiamo. Questa è l'importanza di un'alimentazione in relazione sempre all'agricolisi di cui parlava il dottor Ronchi, perché sostanzialmente lo zucchero favorisce l'insorgenza del cancro. Quindi quando io ho fatto questa, dalla sindrome metabolica, mi sono posto su alimentazione povera di carboidrati con la metformina, ho ridato sensibilità ai recettori di insulina, ho abbassato l'insulinemia, ho evitato anche la sofferenza pancreatica, ho evitato il ritardo diabetico. Quindi ho fatto una prevenzione, perché quando poi sono diabetico non rispondo più alla metformina, rispondo poco perché i recettori sono saltati. Ecco perché aumentano i cancri del pancreas, perché il pancreas è in esaurimento. Quindi questa longevità e questa sindrome metabolica stanno favorendo queste patologie. E la prevenzione, come diceva Giorgio Terziani, sappiamo qual è: attività fisica, buona alimentazione, amore, amore, amore. A proposito di amore, lo studio della maggior longevità è uno studio che nasce ad Harvard nel 1938, in cui c'era anche Robert Kennedy, su 380 studenti. Alla fine di 80 anni, lo studio è ancora finito, che cosa è emerso? Che la longevità è data dalla relazione, quindi dall'amore, dai rapporti. Relazione con tutti, anche con gli animali, eh.
Ed ecco che presento Andrea Chellini. Perché ho conosciuto Andrea Chellini? Perché lui ha letto il mio libro Mitocondria Mon Amour, è un appassionato ed è un professionista sul movimento, ha una bellissima palestra a Firenze e si è innamorato anche lui di che cosa? Della respirazione buteico. Buteico è un lettone che ha scritto negli anni 30 e 40 che tutti noi iperventiliamo. Iperventilando cosa succede? Che abbassiamo il livello di CO2. Abbassando il livello di CO2 l'ossigeno cellulare non è ben trasmesso. Quindi la respirazione buteico è una respirazione che ha lunghe pause e porta progressivamente all'ipossia. Fare buteico non è semplice, ci voleva un marker e Andrea ha pensato un marker che è un capnografo, è venuto da me in studio, abbiamo cominciato a lavorare su buteico e il capnografo. E dove entra in pieno il nome della medicina? Sull'HIF, questa proteina scoperta in sostanza è un sensore. Di fronte all'ipopsia aumenta la comunicazione dell'ossigeno. Ecco perché a 2000 metri ci alleniamo tutti meglio, perché la relazione fra CO2 e ossigeno è ottimale. E Chellini si sta muovendo in quella direzione, non solo nella direzione del respiro, ma anche del tono vagale, che è l'altro grande capitolo della medicina che si sta aprendo. La sindrome vagale, la sindrome polivagale, è il vago, è un nervo che innerva tutto l'organismo. E addirittura ci sono studi sulla depressione in cui stimolano con un elettrodo il vago sotto la clavicola per favorire il recupero della depressione. In Svezia c'è uno studio sulle malattie autoimmuni, nell'artrite reumatoide, magnete sottocute in zona claveare, stimoli con un altro magnete 6 volte al giorno per dimostrare che si controlla l'infiammazione. Vedete quindi come si sta allargando la medicina della complessità. Quindi presento Andrea Chellini, quello è il mio ultimo libro che sviluppa il tema della mia prevenzione. Ecco, il titolo non è un paradosso, ma la reale pulizia del mio organismo, mi sono liberato dagli AGES. Grazie a tutti e la parola a Andrea Chellini.